trovate l'indirizzo, amore? No. Cerca su Google. Google, cosa serve? Fiera internazionale, fuori strada, via Reggio. Però guarda la strada, amore, mentre guidi. Teddy, buongiorno. Ora cerchiamo l'indirizzo e arriviamo. Gente, non ci siamo persi. No, siamo arrivati precisi, qua. Precisi. Via, andiamo a vedere com'è. L'abbiamo trovato? Gisela. Pronta per essere noleggiata, è la prima, oh, primo guardate, prototipo. Guardate che panda ci ha tirato fuori. Un pandino di tutto rispetto, direi. Non manca niente. Voi venite da me, fate la spesa e basta, il Piero andamela a riportare, però ve la do pronta io. Noi ve lo diciamo che passiamo e pascoliamo un po' l'occhio verso. Te sei il boss di Car Camp, quindi facci un po' vedere questo spettacolo di tende. Allora, questa qui è l'814 Plus. Il Plus sta nel fatto che ha la scala coperta dalle intemperie e c'è un pezzo di tenda in più che ti consente di entrare nella tenda immaginando che piova di rotto. Sì. Poterti cambiare in piedi sotto la tenda e utilizzare questa zona qui come una zona di disimpegno, entrare nella tenda in tutta comodità senza correre all'interno della tenda perché piove. Io vado a vedere sua. Prego, vai pure. Quindi di conseguenza ci entri asciutto e non porti neanche l'umidità di sì, me. esatto. La puoi anche riscaldare in modo da utilizzarla per mangiare o intrattenerti intanto che siamo al tempo. È uno spettacolo. E quindi questa qui è un prodotto su cui diciamo che consiglio molto, appunto per le sue caratteristiche, insomma, rispetto ad altre tende comunque che possono essere più compatte, meno invasive anche dal punto di vista estetico, però alla fine risultano un po' meno fruibili proprio nell'utilizzo, nel senso che meno polivalenti. Lo sai che sarei responsabile se la Mary vuole la tenda? Questa, ti considero responsabile di ogni decisione presa in futuro. Sì. Va bene, mi piace. Tanto dicono che si possono aprire e chiudere l'azienda come niente. Certo.
No, no, dovessi acquistare, questa è una tenda che a me piacerebbe, anche come misura. Come... Invece a me mi piace questo tendalino qui. Ma è grosso alla fine, per noi. No. Guarda. Guardate qua. È una villa questo, eh? Con veranda però. Questo qui è un bel tendalino che questo qua, diciamo che in caso di... bisogna sempre considerare le intemperie, perché quando c'è bel tempo si può stare all'aria aperta. Sì. Però quando c'è l'arietta, magari anche d'estate, però arriva l'arietta dal mare un po' freddina, ti tocca metterti la giacchetta, il giubbetto, no, e stai qua dentro, è un lusso. I tovaglioni, i bicchieri, ti metti qui dentro e sei coperto. Teddy, non c'è verso di andare avanti. Non cammina più. Forse è stanco, eh? Quindi qua è fatto dalla Dentro di Dipetti, è un'azienda olandese, loro fanno un pochino questi articoli da coi giochi con i Tetris, perché tutto da niente si ha tutto. Questa è una cucina completa. Avete due fornelli. Qua tutte le chiamiamole spezie, quindi olio, aceto, sale. Questi qui hai quattro pentolini, diciamo, per il testimonio. Sette pentolani. Quindi nelle pentole hai pentola grossa, pentola piccola, bollitore, fantastico, sì. Con degli altri, non riuscirò per richiuderlo qua, no. Contenitori, piatti, okay. Cattini, contenitori, come uno preferisci utilizzare. Adesso mi incastro qui. Si sono talmente incastro che se non si rimettono giuste... Non si chiude. Poi ovviamente no. Ehi. Poi qui abbiamo la bacinella, che ovviamente loro sono molto ecologici, quindi fornello sì per l'acqua, sciacquateria. Sì. Poi contenitori, poi i bicchieri. Questo è un set completo. Questo è un kit, viene dato tutto così intero. Tutto così come lo vedete. Ok. Ed è attrezzato per 4 persone. Qui abbiamo il cassetto delle meraviglie, dove abbiamo 4 piatti, sì. Tutte le posate, quindi forchetta, coltello, cucchiaio grande, cucchiaio piccolo. Quindi uno lo compra, prende parte senza preoccuparsi di niente. Borsa del cibo dietro e parte e camminare. Qua abbiamo tante altre attrezzature, compresi coltelli da cucina vari. Ok. Non si scherza. Non si scherza. E tutte le altre attrezzature, quindi forbici multifunzione, attrezzi già in silicone. Perfetto. Quando si chiude, si fa così. Che questa è la parte più bella, perché è comodissimo chiuso così. Fa veramente in niente. Via. E lei è già chiusa. 12 kg. Borsa del cibo e camminare. E via che si va? Sì. Cioè si può andare ovunque, dalla spiaggia alla montagna, ma anche fuori in giardino. Porti tutto, via, scendi le scale una volta e sei a posto. Allora. Noi lavoriamo con lo spazio, cioè dobbiamo combattere con lo spazio sempre. Quindi alla fine... Io consiglio sempre queste soluzioni a chi non sa se optare per una soluzione fissa o per una soluzione che può essere sia fissa che movibile. No, è vero, ma questo perché alla fine questa te la puoi sia ancorare all'auto, sì, sì. Che prendere, partire, andare a farla mangiare. Vero, vero. No, no, vero, vero. Ovviamente se uno ha la possibilità, a questa, che è la S, si può aggiungere tutto il modulo. Quindi in questo modulo tu incastri la S qui dentro, sì. Hai in più questo fornello che ovviamente spinge molto di più come se quelli certo, di certo.
altro spazio, e questi qua sono altri due cassetti liberi di essere utilizzati come meglio preferito. E ovviamente a questo abbiamo già anche il tavolo. Si aggiunge tutto insieme. Con la stessa idea, il tavolo si abbassa. Perfetto. Ovviamente per le soluzioni di stivaggio in poco spazio. Sì, sono molto bravi, glielo ho detto. No, è bello questo perché comunque non è perché si gira, siamo sempre. No, questo può essere anche da te a casa, esci con gli amici, perché so, un fine settimana te lo porti dietro. È una gran bellezza. Compriamo uno scolapasta che ci viene comodo. Vai. Andiamo. Questo ci serve. Sì, questo sì. Sono le ore. La delusione della Mary, non si può comprare in questa fiera, è solo espositiva. Ci tocca andare sul sito, comunque ve lo lasciamo nella descrizione del video, al sito. Io pensavo di arrivare a comprare. In realtà non si può, è solo esposizione. È solo esposizione. Quindi. Però via. Sito internet e via. Questa è una bomba di borsone. È sottovuoto. Questo è 65 litri, lo fanno anche di 90 e 140. Cioè, c'è una qualsiasi cosa. Poi ovviamente le bretelle, le cambi, le agganci di qua, ti fai la borsa a mano. Sì, sì. Le agganci su di qua e dove sono adesso, ti fai lo zaino. Bella. E poi dentro, adesso, è tutto schiacciante. Tutto, non lo sta a prendere. Bravo. È bella questa, è bella, 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 bella. Ovviamente interni poco fluo. Bello, quando bello, sei sul lato si apre così lei. Sì, mamma mia, ma che ti scelta il mondo. Sono quelle cose che dici ora dove la metto la roba. Fanno la differenza. E ti risolve sempre quegli oggetti che ti restano in macchina, non ti entrano più in valigia, non ti sa mai perché. Una volta che li apri non ci entrano mai. Torniamo a casa. Abbiamo appena ripreso la macchina ora. Ma torniamo a casa con un sacco di idee che ci frullano per la testa, pazzo. Ma poi abbiamo visto, cioè, un sacco di novità, un sacco di. Cioè, veramente è stata una fiera davvero, davvero bella. Adesso bisogna mettere mano al portafoglio, iniziare a girare un po' di siti perché abbiamo trovato un po' di idee che possono rivoluzionare un po' il nostro modo. Sono un paio di persone che contatteremo tra quelle conosciute oggi, e perché, ma anche quello che forse non avremmo mai pensato di fare, stiamo valutando un po' di cose, diciamo, uno si migliora, no, andando avanti, o meglio, uno cerca il comfort andando avanti. A un certo punto bisogna anche un attimino essere onesti e dire, a seconda di che viaggi si fanno, logicamente ci sa bisogno di un po' più di spazio, quindi abbiamo visto delle casse, abbiamo visto un po' di un bel po' di cose che fidatevi. Comunque Gise, stai tranquillo che non ti tradiamo, la camperizzazione rimane, camperizzazione è la tua, che discorsi, senza dubbio proprio. Gise, anzi, aspettaci perché bisogna venire, gli abbiamo spiegato, no, un po' sul posto le varie cosine da modificare, e comunque anche Teddy stanco. Teddy ora non è più oggi, no, è stanco. Però abbiamo visto che anche quello che nella nostra testa ci sta frullando anche. Ma io dove lui vado ora? Scusate, perché ci vuole il navigatore forse. Sì, ci sono io come navigatore. Dove vado là? Vai di qua per forza, non puoi andare da altre parti. Oh, ma volevate mica vedere un video dove non dovevamo prendere qualche ora, incrocio? Tutte le direzioni me le mandava di là. Va bene, gente, noi vi salutiamo dalla Fiera Internazionale del Fuoristrada, è tutto. Di qua. E facciamo in modo di non perderci. No, da tutte le direzioni. Un bacio! Ciao! Ciao! Teddy, vai dietro. Ovviamente, noi ci teniamo, oltre a ringraziare tutte le aziende e tutti gli stand che oggi abbiamo avuto modo di conoscere, volevamo ringraziare anche tutti voi che ci avete fermato, che ci avete chiesto di fare una foto insieme. Oh, ma siete sempre tantissimi, eh! Sì, siete. Grazie!
grazie. Poi ci prendete sempre alla sprovvista, noi non ci siamo ancora abituati con tutta a... la nostra timidezza. Però ci fa veramente, ci fa un piacere immenso, e vi ringraziamo di nuovo e vi salutiamo. Ciao. Ciao.